degli avvocati penalisti? Penso che siano persone che si occupano di casi molto importanti e quindi hanno un grosso dovere sulle spalle, un grosso carico, e che quindi siano delle persone molto coraggiose. So che è un ambiente molto particolare, difficile, quindi hai a che fare con tanta gente. Un bel lavoro impegnativo, devi difendere in certi momenti gente che magari non andrebbe difesa, però allo stesso tempo è un lavoro. Non lo so, io se facessi l'avvocato non penso che riuscirei a difendere una persona che sono pienamente convinto che sia nel torto e che abbia fatto qualcosa, però è il loro lavoro. L'avvocato deve tutelare la persona che ha al suo fianco, anche se questa persona ha sbagliato, nel senso ha ucciso qualcuno, è compito dell'avvocato, essendo penalista, difendere questa persona anche se moralmente non è stato corretto quello che ha commesso. Cosa pensi della proposta di legge di tenere sotto processo le persone 10, 20 o 30 anni? Non penso che sia giusto, perché una persona ha il diritto di poter vivere la propria vita in tranquillità e serenità, soprattutto se questa persona non è colpevole. E nel caso in cui questa persona venga assolta dalle sue colpe, è stata tenuta 15, 20 o 30 anni con il dubbio se finire in galera o no, per nessun motivo. Non penso sia opportuno, cioè dipende dal reato, però penso che sia abbastanza disumano il fatto di tenere, diciamo, in ostaggio una persona per così tanto tempo, cioè alla fine lo privi della libertà personale, che poi alla fine magari si scopre che è innocente. No, secondo me non è giusto, sia per la persona che deve subire il processo, ma anche per le persone a cui lui ha creato qualcosa, perché è giusto che la giustizia sia fatta subito, sia per tutte le parti. Sono del parere che sia troppo tempo e ci sia bisogno di un processo più rapido, comunque più veloce, in modo tale da ridurre l'iter processuale, sì, esatto. Giusto, no, tempi di attesa troppo lunghi qui in Italia, poi è un problema abbastanza frequente. Anni e anni sono troppo lunghi, anche perché deve vivere comunque una vita e le decisioni sono importanti fino a subito.